E ciao a tutti ragazzi, sono Carred e benvenuti in questo video. Raga, torna anche il mercato che farei. E faccio, dopo aver fatto il Napoli, facciamo la Lazio. Cioè, raga, per me, da romanista, creare una Lazio che come obiettivo io ho messo quello di vincere lo scudetto sarà impossibile, ma ci proviamo. Appunto, costruiremo la Lazio per vincere lo scudetto. Ovviamente l'allenatore Sarri, il modulo sarà sempre il 4-3-3 come budget di partenza. Ho voluto partire da 60 milioni perché comunque tra la Champions e tra la cessione di Milinkovic-Savic che è di 40 milioni, quindi ci ho voluto aggiungere un'altra ventina per fare 60. Partiamo subito. Porta la Lazio a prove del Massimiano e Adamonis. Adamonis e Furiaretto. Allora, Furiaretto lo presto. Massimiliano lo vendo a 10 milioni e qua mi vado a prendere per 2 milioni come secondo scuffette, che comunque secondo me è meglio di Massimiliano. Difensore centrale, Lazio qua, Casale, Romagnoli, Patrick, Gila e Armini. Armini lo presto, Gila lo vado a vendere a 5 milioni, vado a fare un altro investimento, vado dalla Fiorentina, do 10 milioni per Igor. A sinistra la Lazio aveva solo Krajinovic, che lo presto. E quindi qua vanno fatti due acquisti. Uno è uno di cui si parla tanto, ovvero Kekec, che lo pago 15 milioni. E poi io faccio il ritorno di Luca Pellegrini a 7 milioni. Quindi qua avremo Kekec e Luca Pellegrini. A destra la Lazio ha Marusic, Lazzari, Isai e Floriani. Floriani lo presto. Lazzari, se mi arriva un'offerta da 10 milioni, lo impacchetto e lo saluto. E poi, e quindi qua adesso rimarrei con Marusic e Isai. A centrocampo abbiamo Cataldi, Bertini, Luis Alberto, Marcos Antonio, Basic, Vesino, Akpro e un altro Henderson. Henderson lo presto. Akpro lo vendo 5 milioni e Bertini lo presto. Faccio due acquisti, che sono uno a Zielinski a 35 milioni, che Sarri conosce abbastanza bene, e uno mi è venuto in mente dopo che ho finito il budget, è un obiettivo della Roma, ovvero Zabitzer. Vado al Bayern Monaco, gli do 13 milioni più bonus, ma l'anno prossimo il bonus. A sinistra abbiamo Zaccagni e un Gonzalez. Poi Ioni e Moro. Moro lo vendo a 5 milioni, mentre Ioni lo vendo a 1 milione. A destra invece abbiamo Felipe Anderson, Cancellieri, Pedro e Lombardi. Lombardi lo vendo a 1 milione e mi tengo Felipe Anderson, Cancellieri e Pedro. In attacco invece abbiamo solo Immobile. Qua serve quindi un vice Immobile. Vado dall'Udinese, do 25 milioni e mi prendo Beto. Quindi andiamo a leggere la formazione 4-3-3, prova dell'importa. Difesa Isai a destra, Kerkez a sinistra, centrali Casale e Romagnoli, in mediana Luis Alberto, mezzali Zabitzer e Zielinski, a destra Felipe Anderson, a sinistra Zaccagni, punta Immobile. Ragazzi, per questo video è tutto, lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella e noi ci vediamo, come sempre, ci vediamo a un nuovo video. Ciao ragazzi!